Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a questo primo appuntamento di GQ Telefono Casa. Io sono Giovanni Audifredi, sono il direttore di GQ Italia. In questi giorni vi stiamo intrattenendo e informando attraverso i nostri canali social e attraverso il nostro sito web, ma nel frattempo stiamo preparando il numero, stiamo già iniziando a preparare il numero di maggio-giugno e quello di aprile lo troverete nelle edicole che potete ancora frequentare tra pochi giorni, a partire dal 7-8 di aprile, e invece e lo potrete anche scaricare gratuitamente grazie alla nostra app che trovate su App Store e su Google Play, e lì potete digitare il codice GQ4 scritto in 4 U e accedere gratuitamente alla vostra copia di GQ. È un'iniziativa che Condé Nast ha promosso per tutte le sue testate, un'iniziativa di solidarietà digitale che credo faccia un gran bene. Ecco che vedo che state cominciando ad arrivare numerosi. Io oggi ho un ospite particolare perché penso e sono convintissimo che GQ abbia il dovere di informare a 360 gradi. Vedo che si sta per collegare dalla Dompé Farmaceutici Sergio Dompé. Eccolo qua, Sergio, ti dispiace se ogni tanto ti chiamo Sergio? Ma ci mancherebbe altro, Giovanni, e così evitiamo di chiamarci con il cognome, il lei, visto che ci conosciamo da Sì, una vita. siamo amici da tanti anni. Allora, Sergio Dompé, come dicevo, la sua famiglia è una storica famiglia dell'imprenditoria della farmaceutica. Sergio è un grande imprenditore del settore, produce dei farmaci che tutti noi utilizziamo molto, molto spesso, ma è anche una persona rappresentativa del mondo dell'industria, vicepresidente di Assolombarda, l'associazione degli industriali della Lombardia, ed è una di quelle persone che ha scommesso moltissimo anche nelle biotecnologie da ormai decenni. Allora, Sergio, la prima cosa che mi viene da chiederti in un momento difficile come questo è come sta reagendo l'industria farmaceutica ad una pandemia, perché anche per voi sarà una novità assoluta. Sì, è una novità assoluta ed è una novità che oltre a mettere in crisi drammaticamente un servizio sanitario nazionale di cui dovremmo andare più orgogliosi e che rappresenta non soltanto un importantissimo presidio per la salute, ma anche un elemento di coesione sociale che in questo Aspetta che ti ho leggermente smarrito. Oggi ci saranno un sacco, oggi anche se è lunedì, ci saranno un sacco di connessioni particolari. Sergio, ti ho leggermente... Pronto? Scusa, ti avevo smarrito perché le connessioni Instagram ogni tanto vengono e vanno, scusami. Dicevo che garantire la continuità di tutta la filiera degli approvvigionamenti e la produzione non è una cosa semplice. Devo dire che però, grazie anche a un decreto che ci ha subito inseriti tra le attività a massima priorità, noi oggi siamo in condizione di poter garantire, non soltanto come Dompé, ma tutta l'industria farmaceutica, Certo. è in condizione di garantire la propria filiera. Ovviamente ci sono dei problemi molto seri, perché ci sono certi farmaci che in questo momento, quelli ad esempio che si usano per le terapie intensive, di cui è moltiplicato per 4 o per 5 l'impegno complessivo, e questo non sta succedendo solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi ci sono filiere che in questo momento vengono messe a durissima prova. I tempi di approvvigionamento e produttivi sono normalmente di qualche mese. Oggi stiamo cercando di stringere il tutto in modo da avere tempi di reazione di settimane. Mi sembra che per il momento ce l'abbiamo abbastanza fatta e sono anche fiducioso che grazie ai provvedimenti che sono stati presi nel paese e al senso civico di moltissimi cittadini, non proprio tutti, ma moltissimi lo stanno facendo,
ci sono dei segnali positivi, soprattutto nelle zone che sono partite per prime, quelle della nostra regione, la Lombardia, lo sono, stanno incominciando a ricevere dei segnali positivi. Ricordo che la criticità maggiore per il sistema non è data dal contagio, che chiaramente poi è l'elemento complessivo più importante, ma è data dall'accesso alle terapie intensive, che per loro natura hanno una limitazione molto importante. Certo. Allora, se noi riuscissimo, come stiamo cercando tutti insieme di fare, la regione ha moltiplicato per il 140% la disponibilità complessiva, certo, che aveva di terapie intensive, dall'altra parte riusciamo a mettere sotto controllo e a scendere un filino con l'ingressamento dei pazienti, a quel punto siamo sempre in una situazione molto critica, ma una situazione molto critica che non ha più il dilemma drammatico di poter lasciare fuori delle persone senza la possibilità di cura. Sergio, un farmaco contro il coronavirus non c'è, però si stanno provando una serie di terapie. Noi ci sentiamo, ogni tanto ci informiamo, naturalmente anche per informare i nostri lettori su quello che sta avvenendo in ospedale, e sento che diversi ospedali stanno provando a fare dei tentativi con una serie di farmaci, qualche volta hanno dei risultati, si entusiasmano, poi l'entusiasmo scende perché non funziona con tutti, insomma è molto molto, siamo veramente fuori dall'ambito scientifico, siamo veramente al tentativo. Allora, ci sono in questo momento due fotografie che dobbiamo fare. Una è la fotografia che spero rimanga impressa nella mente di tutti noi e di chi governa i paesi, non solo il nostro, con forza, che è quella che avremmo potuto, dovuto prepararci meglio investendo di più nei sistemi di prevenzione e avendo un sistema in condizione di poter reggere questa pandemia. Sono fiducioso che la supereremo, ci metteremo ancora un po', ma la supereremo, ma non è la prima e non sarà neanche l'ultima. E io mi auguro come cittadino che quando arriverà la prossima, mi auguro tra tantissimi anni, quindi magari non ci sarò, ma comunque la società sarà organizzata meglio per poterla gestire. Per quanto riguarda invece la risposta farmaceutica o per il vaccino, sì, io devo dire che non ho mai visto un lavoro così immenso che tutto il mondo sta facendo. Ci sono in questo momento più di 50 vaccini che sono in questo momento in studio e che potranno, nella migliore delle ipotesi, essere disponibili tra una decina di mesi, 10-12 mesi i primi, e ci sono circa un centinaio di molecole. Allora, in questo però io raccomando tutti, sì, ne abbiamo uno anche noi per darti l'idea, ma la cosa peggiore è di chiedere l'opinione a chi lo fa di un farmaco sperimentale che ha avuto pochi casi e di cui si conosce ancora pochissimo. Allora, noi abbiamo tre autorità principali nel mondo, certo, nord occidentale: la Food and Drug Administration, certo, l'EMA, che tra le altre cose è gestita da un italiano competentissimo, Guido Rasi, sì, e l'AIFA, italiana, certo, gestita da Nicola Magrini, altra persona di grande competenza e serietà. Io chiedo a tutti: non fidatevi di quello che viene detto, non fidatevi di quello che trovate sui social, andate a cercare le notizie dalle fonti ufficiali, perché sono le uniche che sono in condizione di vedere l'insieme complessivo e dare delle indicazioni con la necessaria autorevolezza, senza quella parzialità che in momenti di panico, certo, ti fanno prendere decisioni sbagliate e ti fanno avere aspettative scorrette. Personalmente penso che grazie a quello che stanno facendo tutti, nel giro di 6-8 settimane, quindi un tempo ragionevolmente breve, sì, avremo una serie di indicazioni, una serie di protocolli
che unito con quello che vi dicevo prima, quindi la diminuzione dei contagi, ci consentiranno di poter indirizzare opportunamente le cure e avere appropriatezza, che è la parola magica del nostro settore, nella Certo. gestione della complessità. Sergio, ci sono tre grandi fake news che in questi giorni si sono diffuse come una vera pandemia e rischiano di fare altrettanti guai in giro per la rete internet, che purtroppo, mi dispiace doverlo dire, è un sistema di informazione che spesso controlla molto molto poco la veridicità di quello che pubblica, e sono uno legato al famoso farmaco giapponese Avigram, come diavolaccio si chiama. Due, questa questione del video di Leonardo, trasmissione scientifica di Rai 3, che immortalava e colpevolizzava, e che poi non è stato, non era così, diciamo, i laboratori cinesi. E poi la terza, che alcuni farmaci tipo che contengono ibuprofene o comunque insomma antidolorifici, come insomma, altre cose di grande, larghissimo consumo, peraltro nel nostro paese, possano essere ulteriormente dannosi per chi è in difficoltà o chi può contrarre questo tipo di cose. Anche questo è un grosso problema per voi, no? Sì, confermo che sono, diciamo, con diverse caratteristiche. Sì. Parto dall'ultimo, che è quello degli antinfiammatori. Lì c'è una posizione che viene dalla Francia, che dice semplicemente che paradossalmente proprio l'efficacia di alcuni farmaci antinfiammatori corrono il rischio di mascherare Certo. l'evidenza del crescere della malattia, proprio perché contribuisce a spegnerne i sintomi. Sull'Avigan, l'Avigan è un farmaco che è già registrato in via sperimentale da anni, e quindi non è una cosa nuova, se non ricordo male, del 2014. Ci sono alcune evidenze, ci sono molte altre perplessità. Tutti questi fanno parte, questo e tanti altri farmaci di quel genere, di sperimentazioni veloci che verranno fatte. Non c'è in questo momento nessun tipo di evidenza che queste possono essere realmente le soluzioni. Lo ripeto, le risposte farmacologiche verranno da un'informazione dell'autorità dell'AIFA, EMA, Food and Drug Administration, dopo un'attenta verifica e dopo un'analisi di tutto quello che in questo momento è in sperimentazione. Certo. Senti, si parla anche, so che tu, Diana Bracco e altri grandi imprenditori italiani del mondo della chimica e chimica farmaceutica, vi siete rivolti al governo, ma avete anche cercato di fare pool europeo, cioè di coinvolgere anche altre realtà del nostro continente per appunto cercare di sviluppare una ricerca comune e diciamo una linea comune. Come pensi che abbia reagito l'Europa in questi giorni? Guarda, proprio ieri, domenica, ho avuto, diciamo, un piccolo colloquio telefonico sia con Mauro Ferrari, che è il responsabile dell'IRC, che è il massimo organismo europeo in termini di ricerca, sia con Guido Rasi, che è a capo dell'Agenzia Europea del Farmaco. Purtroppo, devo dire, c'è ancora un po' di problematica da parte dell'Europa per riuscire a mettere in piedi, con i tempi necessariamente super brevi che un'epidemia di questo genere impone, dei tentativi di tipo globale. Però devo dire, in questo caso, l'autorità europea ha puntato su persone di grandissima validità, che stanno lavorando giorno e notte per cercare ovviamente una soluzione che sia compatibile con i tempi. A livello personale, noi sulle pandemie, questo come azienda, ci siamo impegnati già da diverso tempo. Abbiamo sviluppato una piattaforma importante che si chiama Escalate,
Quando è arrivata la pandemia, l'Unione Europea ci ha chiesto di applicare un finanziamento che poi è stato regolarmente acquisito dalla nostra società. Non è un grandissimo importo, ma quello che invece è importante e rilevante è la validazione che questo dà, e collaboriamo con 17 altri centri di ricerca in 7 paesi diversi per cercare di dare una soluzione complessiva. Con noi ci sono dallo Spallanzani qui in Italia, al Fraunhofer in Germania, all'Università di Lovanio, al Politecnico di Milano. È un contesto molto molto valido, tant'è vero che anche il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese e l'Agenzia Europea del Farmaco collaborano direttamente per cercare di dare dei tempi di reazione rapidi. Abbiamo già screenato 650 molecole, le prime 50 dovrebbero essere consegnate alla prova reale, perché noi lavoriamo con supercomputer che ci sono stati messi a disposizione dall'Unione Europea, sono degli IBM, quindi sono i più potenti che esistono al mondo. Uno è a Barcellona e l'altro è a Bologna, al CINECA, che ovviamente è uno dei membri del nostro consorzio, dove fanno un lavoro straordinario, e colgo l'occasione per ringraziare loro e tutti i componenti. Ovviamente, lo dico per i non tecnici, il fatto di avere delle indagini super sofisticate e identificazioni di molecole che dovrebbero funzionare, come si dice, in silico, cioè sulla parte, diciamo, non strettamente legata al virus in vivo. Ecco, sono importanti da avere, però poi tutte queste cose vanno testate, quindi è giusto farlo, è necessario, è indispensabile, poi per un responso, quello importante è quello che verrà dalla pratica clinica. Sergio, seguimi un attimo in questo ragionamento che sta prendendo un po' piede. Allora, il coronavirus ci sta mettendo in ginocchio perché ci sta mettendo di fronte a una delle, anzi, la principale paura che tutti abbiamo, cioè quella di morire. Sono decine di migliaia i morti in tutto il mondo, nel nostro paese tantissimi. C'è da dire che è drammatico doverlo dire, ma non trovo parole diverse. Diciamo che nella vita, cioè, nel mondo si muore, no? Di tante cose si muore anche di influenza. Se uno va a guardare i numeri, si rende conto che le morti da coronavirus non sono poi così differenti da altre malattie alle quali siamo molto più abituati. È un po' come dire la cosiddetta paura dello squalo, no? Tutti abbiamo paura dello squalo, pensiamo che sia il più grande predatore del pianeta e che ci possa azzannare in ogni mare. In realtà le morti da, diciamo, attacco da squalo nel mondo sono molto molto poche, invece finiamo sotto automobili e motociclette molto molto più spesso. Ora, secondo te esiste un margine, come dire, di paura diffusa? Cioè noi dovremmo nei prossimi mesi, perché non si può probabilmente continuare a rimanere così bloccati, dovremmo cominciare a fare i conti con questo tipo di ragionamento o è pura follia? No, no, il ragionamento non soltanto non è pura follia, ma secondo me è addirittura obbligatorio. Nel senso, questa epidemia lascerà un segno indelebile nelle tantissime persone che sono state colpite da questo. Lascerà un ricordo, secondo me, meraviglioso, come italiani in particolare, per la straordinaria disponibilità che decine di migliaia di operatori sanitari, di medici, di volontari, di responsabili del trasporto dei pazienti, di responsabili delle pulizie, delle mense e di tutto il mondo che lavora intorno in questo momento stanno dando una prova di cui io credo tutti noi siamo orgogliosissimi, e questo è il cuore della nostra Italia. Purtroppo questa epidemia lascerà anche delle macerie, prima di tutto in altri
settori, in altre patologie che non sono questa. Cioè è chiaro a tutti che tra quando faremo i conti fatti bene, Certo. probabilmente avremo molti decessi in più, che non sono i decessi da coronavirus, ma sono i decessi di persone che avevano una possibilità di cura ottimale o buona prima di questo, di questa pandemia, e che con la pandemia si sono visti ridurre la possibilità di accesso ai medici, alle sale operatorie, alle necessità del quotidiano. Quindi questo è un effetto collaterale molto importante che pesa sempre sul numero. Poi però la cosa importante è cercare di riportare tutto a sistema, perché non c'è nessun dubbio che le macerie di tipo economico peseranno in una maniera drammatica. Abbiamo bisogno di pensarci adesso, ed è il motivo per cui ti ho detto prima che quando il numero degli accessi ai pronti soccorsi e alla necessità di intubazioni e di critical care Certo. sarà sotto controllo, quello sarà il momento di studiare come fare per riuscire a tenere tutta la popolazione che possiamo a casa ancora per un po', perché Certo. ovviamente avremmo fatto un grandissimo sacrificio per nulla se non riusciamo a tenerla sotto controllo. E Certo. piano piano riaprire tutte le attività economiche, perché noi siamo nell'industria farmaceutica, che anch'essa, perché noi, per darti un'idea, nei nostri programmi avremo una diminuzione sull'industria farmaceutica circa del 20% delle attese che avevamo sul budget, quindi sul programma economico dell'anno 2020. Ma ci sono dei settori che Sì. altro che 20%, ecco, e questi sono settori che danno da mangiare a tantissima gente, che Certo. creano ricchezza, che fanno parte di quel volano di cui noi abbiamo super bisogno. Quindi quello che tu stai dicendo è assolutamente vero, e lì dovremmo avere una parte politica forte, con visione, in tutto il mondo, non solo in Italia Certo. naturalmente, che sappia trovare la giusta sintesi tra queste due esigenze che convivono. Senti, un nostro ascoltatore mi chiede cosa ne pensi del fatto che nei pazienti guariti da Covid si stia esaminando il plasma per vedere se si può iniettare in pazienti che invece sono affetti dal virus e se in questo caso, diciamo, si possono generare degli anticorpi, cioè inserire, diciamo, degli anticorpi all'interno di una persona malata. Assolutamente corretto, è una delle strade non di ricerca, ma di possibile soluzione, quindi questa è già una certezza. Poi farlo, produrlo, testarlo e creare l'opportunità di industrializzazione comporta un tempo che necessariamente non è il tempo del qualche mese, ci vuole ovviamente molto di più, ma è una strada. Così come domani, quando ci saranno dei test completamente affidabili, a oggi purtroppo esistono ancora degli intervalli di confidenza cosiddetto, cioè delle aspettative sui falsi positivi e falsi negativi che non consentono le certezze di cui abbiamo bisogno, però la ricerca degli anticorpi nelle persone che devono tornare a lavorare sarà una delle strade migliori, perché l'anticorpo indicherà, tutti noi siamo convinti, che la pandemia in realtà abbia un grande veicolo nei tanti portatori sani o in quelli che semplicemente hanno avuto una normale influenza, che invece era caratterizzata Certo. da questo Tu coronavirus. E sei quindi d'accordo? con gli anticorpi li andremo a ricercare e a capire come doverci comportare. Tu sei d'accordo che, diciamo, è ritenuto probabile che molte persone che hanno avuto una forma influenzale anche prima che il virus deflagrasse, quindi prima di febbraio, quindi nei mesi di gennaio, quasi a ridosso delle feste di Natale, dove come normalmente, peraltro, tanti cadono vittima dell'influenza, tanti che magari non hanno fatto il vaccino influenzale, eccetera, eccetera. Ci sono state delle violente, diciamo, espressioni influenzali, no? Tutti i medici italiani le hanno registrate, però si pensava che fosse ogni tanto, lo sapete,
l'influenza, diciamo, a volte ad anni alterni, a volte più violenta, a volte meno violenta, a volte più blanda, a volte di carattere più intestinale, a volte di carattere attacca di più le vie aeree. Tu sei d'accordo che molto probabilmente tanti di noi in qualche misura hanno avuto questo coronavirus e ne sono usciti quasi senza accorgersene? Sono perfettamente d'accordo, ci sono già tantissime evidenze. Ecco, uno dei sintomi che potrebbe essere rivelatore di questo, non in tutti i soggetti, ma si registra un numero abbastanza elevato di persone che dopo questo hanno avuto un'alterazione transitoria molto sensibile del gusto. Quindi sentire dei gusti alterati o non sentirne per un breve periodo, addirittura, avere una riduzione fortissima del gusto dell'olfatto. Senti, quando sentiremo parlare di tagli alla ricerca scientifica, scatterà la rivoluzione la prossima volta. Cosa dici? No, noi abbiamo la memoria cortissima. Quando ne usciremo avremo talmente tanti bisogni e talmente tante necessità che chi come me alzerà la mano dicendo: ma veramente mi permetto di ricordarvi, dice sì, lo faremo, ma adesso non possiamo. Senti, tu sei stato tra i pionieri, diciamo, di chi ha investito nelle biotecnologie, no? Ma veramente ormai saranno 30 anni che investi nelle biotecnologie. Credi che questa possa essere, diciamo, una fonte di soluzione anche per questo caso? Allora, non voglio essere qualunquista, diciamo, io ci ho creduto tantissimo e il primo investimento che ho fatto è stato nel 1986, quindi parliamo davvero di tanti anni fa. Le cosiddette biotecnologie sono una disciplina trasversale che attraversa soprattutto la medicina, ma non solo la medicina, è un modo di pensare alla produzione, è un modo di pensare alla scienza, è un modo di pensare alla costruzione delle Certo. soluzioni. Quindi sono convintissimo che sarà, e come è già oggi, più faccio presente che più del 70% dei farmaci che vengono sviluppati oggi hanno comunque un'impostazione biotecnologica nello sviluppo, anche quelle che si chiamano così, volgarmente le small molecules, cioè quelle di derivazione chimica, che comunque Certo. vengono analizzate e sviluppate anche con modelli biotecnologici in una parte del loro percorso. Quindi la risposta è sicuramente sì, poi bisognerà andare a vedere situazione per situazione perché Certo. è evidente che poi ci saranno soluzioni molto importanti con un protagonismo biotecnologico molto significativo e altre meno, però in senso generale hai ragione. Senti, Sergio, facciamo così, senza nessuno alla sfera di cristallo, nessuno può fare previsioni certe. Ma cosa dici? Dopo Pasqua, facciamo 3-4 settimane, potremo rivedere un pochino di spiraglio di luce in fondo al tunnel? Ma io in questo sono, io la luce in fondo al tunnel la vedo già oggi. Poi, per avere le conferme necessarie per poter dire sì, ma usciamo piano piano dal tunnel, sicuramente ci vogliono almeno altre 4-5 settimane. E poi non sarà purtroppo una strada che tu riapri una porta e dal mattino dopo la vita è come prima. Ci metteremo Certo. molti, molti mesi e a livello complessivo, soprattutto sull'economia, forse 2 o 3 anni per tornare in una situazione completamente nuova. Allora, grazie, grazie tantissimo a Sergio Dompè per essere stato con noi, ci hai dato delle ottime informazioni, anche un barlume di speranza. Ti ringrazio, spero di rivederti magari anche nei prossimi giorni. A presto, buon lavoro e in bocca al lupo anche a te. Crepi il lupo, grazie a te Giovanni. Buon Ciao. pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, avete visto che durante la diretta mi sono anche spostato perché mi stava crollando biecamente il telefonino. Intanto ringrazio ancora Sergio Dompè, grande imprenditore farmaceutico che ci ha
riempito di ottime informazioni. Io credo sinceramente che uno dei compiti di GQ sia, forse il compito principale di GQ sia intrattenere. Lo sapete, noi siamo un magazine di stile e ci piace anche tanto, tanto, tanto cazzeggiare all'interno delle nostre dirette. Però penso che una parte importante dell'informazione passi attraverso le persone competenti, come Sergio Dompè, come Matteo Zoppas, con cui ci siamo collegati nel fine settimana, come Michele Pontecorvo, come tanti imprenditori che vogliamo coinvolgere in questi collegamenti per darvi delle informazioni, per farvi capire che cosa sta accadendo anche nella parte produttiva del nostro paese, qual è l'impegno. E adesso, tra poco, Ilaria Chiavacci chiacchiererà con Gianluca Gazzoli, che è uno dei nostri amici di GQ, grande conduttore di Radio DJ e grande presentatore. E io vi do appuntamento domani alle 12 con Davide Oldani, amico di GQ, chef straordinario che tanti di voi sicuramente conoscono. E poi c'è uno degli imprenditori più intelligenti dei social network, cioè Riccardo Pozzoli. Chiacchiereremo, mi sembra, alle 15. Vorrei, non ne sono sicurissimo. Comunque troverete tutte le informazioni sul nostro profilo Instagram e anche sul mio, Audi Freddy. E vi auguro buon pomeriggio e fatevi un giro anche sul sito di GQ. Ciao.